Siamo con Francesco Belinati, il tecnico della Vigor per Conti, dopo questa partita emozionante, 3-2, vittoria contro la nuova Tor Tre Teste. Allora mister, una partita da due volti, un primo tempo, una Vigor irriconoscibile, poi dopo il 2-0 che avete subito, cosa è cambiato? Io oggi non sono contento per niente, abbiamo fatto male, faccio i complimenti alla Tor Tre Teste che con 2-2000 in campo ci ha messo in grande difficoltà, ci ha messo quella fame che a noi è mancata. Io credo che la mia squadra dal 2-1 in poi ha cominciato a giocare, ma ha vinto grazie all'individualità e non grazie a un collettivo e ad un'organizzazione di gioco. Oggi noi dobbiamo soltanto ringraziare le qualità che abbiamo, individuali, perché senza quelle oggi probabilmente avremmo giustamente perso, perché era giusto così per quello che si era visto. Quindi sinceramente no, posso essere contento per i 3 punti, ma per la prestazione sono assolutamente arrabbiato. Ecco, secondo lei cosa non è andato oggi, soprattutto nel primo tempo? Forse la Tor Tre Teste ci ha messo qualcosa in più in campo, forse un po' più di grinta, un po' più di vivacità. Io credo che tutte le squadre che giocano con noi fanno questo ed è giusto che sia così. Credo che noi siamo scesi in campo specchiandoci, sentivo troppo parlare dentro il campo, loro entravano, giocavano, vincevano i contrasti, noi invece ci lamentavamo anche tra di noi ed è un atteggiamento da squadra non importante. Poi ripeto, il gol del 2-1 probabilmente a noi ci ha dato quella forza che ci serviva per recuperare, a loro gli ha tolto quelle sicurezze che fino a quel momento la loro prestazione le stava dando. Però ti ripeto, oggi se c'è una squadra che merita i complimenti è la Tor Tre Teste per quello che ha fatto. Ecco, però il risultato recita Vigor 3, Tor Tre Teste 2. Cosa le lascia questa partita? Abbiamo parlato della prestazione, però il risultato è comunque molto importante. Ci lascia la consapevolezza che siamo una squadra forte, che quando si mette in testa di essere squadra e non gioca in maniera individuale è una squadra che può arrivare a lottarsi le finali, ma che quando invece accade il contrario diventa una squadra mediocre e che può perdere con chiunque, anche con l'ultima in classifica, non è il caso della Tor Tre Teste che comunque è una signora squadra. Un'ultimissima domanda, sono uscite le date dei playoff e delle finali, tutto concentrato in una settimana, che ne pensa lei? Io credo che sia... è assurdo, ogni anno è così, addirittura hanno messo 2 o 3 partite durante la settimana, i ragazzi vanno a scuola, hanno 1000 problemi. Credo che nel fare il calendario certe volte non si tiene conto delle esigenze dei ragazzi e questo mi dispiace, però come vale per noi vale per gli altri, la federazione ha scelto così, a noi va bene, abbiamo una rosa numerosa per cui credo che noi siamo forse gli ultimi che si devono lamentare di questo.